strano. Perché la porta è chiusa a chiave? Devo trovare un'altra strada. Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio, quello che potrebbe essere anche l'ultimo in realtà, di Harry Potter e la Camera dei Segreti per PS1. Come avete potuto vedere, la porta dell'ufficio di Allock è chiusa a chiave. Qualcuno si sta nascondendo, magari. E perciò dobbiamo passare per la strada alternativa, che si compone di diverse stanze, con molti in realtà trabocchetti e trappole. La prima la vediamo adesso, ci sono dei turbini, dei mini tornado, che se vengono colpiti, diciamo, se ci passiamo sopra, ci riportano all'inizio della stanza, quindi bisogna fare particolare attenzione. Un trucchetto che si può utilizzare per velocizzare la questione è farsi colpire volontariamente, in modo che così ricominci il ciclo da capo e possiamo appunto passare. E quindi Allock si è chiuso dentro, Qui abbiamo una delle nostre amate armature con lo scudo. Ecco, che ha un pari range di non si sa che cosa. Attenzione. Voilà. Oh, adesso io ho diverse chicche da mostrarvi in realtà. Come potete vedere, in questa stanza, diciamo, si poteva accedere all'ufficio di Allock, che è quello lì. Mentre questa porta è la porta che abbiamo visto poco fa, che era bloccata dall'altro lato, era chiusa a chiave. Qualora voi doveste, per sbaglio, scegliere questa porta, ritornerete all'inizio e si chiuderà dietro di voi. Quindi fate attenzione. Noi adesso però non andiamo subito nell'ufficio di Allock, perché ho, per l'appunto, da mostrarvi un'altra chicca. Ci andiamo da questa parte, dove c'è una porta. E qui una grossa stanza con un Verdimilius per attraversarla e ad arrivare a quell'altra porta. Ed è un'ala di questa parte del castello un po' particolare, perché a conti fatti noi ci stiamo avvicinando alla fine del gioco ed è, diciamo, inteso che noi andiamo nell'ufficio di Allock e quindi dall'altra parte. Eppure c'è tutta questa parte, diciamo, opzionale, completamente inutile ai fini della storia. E infatti qui, adesso ve lo farò vedere, c'è un altro di quei segreti inspiegabili di questo gioco, insieme alla stanza del Flipendo Duo, insieme alla porta nel cortile della scuola in cui parte misteriosamente la musica, e insieme alla finestra, in un passaggio segreto, in cui si sente un temporale. Allora, noi ci avviciniamo a questa porta. E sentiamo dei versi feroci, dei versi di una belva, quella che potrebbe essere tranquillamente Fuffi. Hanno forse tenuto Fuffi in questo gioco? Effettivamente, a livello geografico, difesa contro le arti oscure e l'ufficio del professore di difesa contro le arti oscure si trova al terzo piano, e al terzo piano c'era anche Fuffi. Vediamo un po', intanto affrontiamo la nostra amatissima armatura nera, tiriamo la leva che servirà ad aprire questa porta misteriosa, dove c'era scritto anche di non entrare. C'era precisamente scritto di non entrare. Cosa cavolo si nasconde là dietro? Lo andiamo a scoprire subito. Siamo stati riccamente trollati.
La bestia che produce questi suoni così spaventosi è un minuscolo gattino. E con questo gattino noi non possiamo fare assolutamente niente. È qui e basta. Ecco perché vi avevo detto che era un po' strana questa stanza. Ma torniamo a noi e a cose ben più serie. Vediamo un po' cosa sta facendo Allock. Staniamolo nel suo ufficio e costringiamolo a questo punto ad aiutarci. Oh, Potter, sono piuttosto indaffarato al momento. Professore, ho delle informazioni per lei. Credo che la ragazza uccisa da un mostro 50 anni fa sia Mirtilla Malcontenta. Lei potrebbe sapere dove si trova l'ingresso della Camera dei Segreti. Ah, bene, sì, se ne sei sicuro. Oh, sei tu. Che cosa vuoi? Chiederti come sei morta. Oh, è stato orribile. È successo proprio qui dentro. Sono morta in questo bagno. Me lo ricordo così bene. Mi ero nascosta perché Olive Hornby mi stava prendendo in giro per via degli occhiali. Mi rintanai in un cubicolo e iniziai a piangere. Poi sentii entrare un ragazzo. Disse qualcosa di strano in un'altra lingua. Così aprì la porta per dirgli di andare nel bagno dei maschi e subito dopo sono morta! Ma in che modo? Non ne ho la più pallida idea. Ricordo solo di aver visto due occhi immensi. È stato come se tutto il mio corpo si fermasse e poi svanisse galleggiando. In che punto esattamente hai visto gli occhi? Vicino ai lavandini. Guarda, i rubinetti si stanno trasformando in serpenti. Prova a dire qualcosa in serpentese. Ci provo. Apriti. Vieni. Vieni da me. Vado avanti io. Beh, mi sembra proprio che non ci sia bisogno di me. Io me ne vado. Noi ti seguiremo, Harry. Vero, professore? Oh, cielo! Scommetto che vi mancava il segmento di gameplay in cui bisogna scivolare grazie alla polvere volante, tra virgolette, a casa di Ron. Scommetto che mancava a tutti, e soprattutto scommetto che tutti avrebbero voluto farlo con un limite di tempo. Ci scommetto tutto quello che volete. Siamo ormai prossimi ad entrare nella Camera dei Segreti, ma dobbiamo superare questo difficile livello di Mario 64, praticamente, in cui abbiamo poco tempo per raggiungere la fine. Io potrei scivolare più velocemente tenendo premuto X, ma come vedete non ci sono balaustre o comunque dei porti che mi salverebbero dal cadere. Cadere! Aiuto! Corri, Harry, corri! Ci siamo, ok. Per cui è molto complicato. Aha, benvenuto, Harry. Finalmente sei arrivato! Attento, Harry. Credo che abbia perso la ragione. Perso la ragione? Io? No, no, no. Non il grande Gilderoy Allock. È solo giunto il momento di porre fine a questa piccola avventura. Guarda! Tornerò nella scuola.
Dirò che sono arrivato troppo tardi per salvare la ragazza e che voi due avete tragicamente perso il senno alla vista del suo corpo straziato. Oh no, so cosa ha in mente di fare. Vuole cercare di colpirci con uno dei suoi incantesimi di memoria. Sì, proprio il celebre incantesimo di memoria di Alok. Mi spiace ragazzi, ma non c'è altra soluzione. Siamo nella Camera dei Segreti, è innegabile, accidenti, e il professor Alok purtroppo non ha mantenuto la nomea di mago molto coraggioso e audace che tanto i suoi libri dipingevano di lui. Mannaggia. E dobbiamo affrontarlo in un duello che è molto complicato, perché come vedete lui spara incantesimi a cazzo di cane, anche perché a livello di trama in realtà lui ha preso la bacchetta di Ron, che ricordiamo essere difettosa per tutta la faccenda con il platano picchiatore. Ed è un duello particolarmente complicato perché lui ha quell'incantesimo di memoria riconoscibile dalle, eccolo questo qui, con le scintille verdi, che adesso non vorrei ricordare male, ma one shot, quindi bisogna stare attenti. È difficile anche triggerare gli incantesimi speciali che dovrebbero essere dentro questi barili. Eccoci. E ha una quantità tremenda di vite, tra l'altro, questo bastardo. Quindi, che miseria. Ok, dammi un incantesimo speciale, brutta merda. Che rischio. Boom, beccate questa. E ok. Ron, tutto bene? Ron! Sì, sono qui. Io sto bene, ma Alok un po' meno. È stato colpito dal suo stesso incantesimo di memoria. Cosa facciamo adesso? Beh, è impossibile passare di qui. Ci vorrebbero secoli. C'è una sola cosa da fare. Tu aspetti qui mentre io proseguirò da solo. Ginny è qui sotto da ore e se perdiamo altro tempo potrebbe diventare troppo tardi. D'accordo, Harry. Io inizierò a spostare queste rocce, così al tuo ritorno potrai passare. Non c'è chiaramente un minuto da perdere, ma il buon Alok, sebbene sia un emerito coglione e anche un po' un pezzo di merda, mi ha causato parecchi danni, quindi mi devo curare con una bella pozione rigeneratrice comodamente messa qui nella Camera dei Segreti. La beviamo e dobbiamo proseguire in questa Camera dei Segreti, in questo dungeon molto molto lungo e molto anche più oscuro e minaccioso. Guardate il motivo del serpente sulla porta rispetto magari a quello che era il corridoio proibito dell'endgame di incendio del gioco precedente. Abbiamo le nostre buone vecchie amiche lumache da incendiare e la situazione è complicata. La situazione è complicata perché la povera Ginny, come ha detto giustamente Harry, è qui già da... Mannaggia la miseria, guarda sto laziale. No. La povera Ginny è qui già da diverse ore e qualunque cosa le sia capitato, di sicuro se resta ancora più tempo, potrà solo che essere peggio per lei. Quindi dobbiamo sbrigarci.
una musica bellissima ci accoglie nella hall del dungeon, della camera dei segreti. Incendio! Nel quale, come avrete potuto anche capire da soli, c'è da completare quattro diverse zone per aprirci la strada nella camera. Affrontiamo questi mini dungeon in cui dovremo rispolverare tutte le nostre abilità e incontreremo tutti i mob che abbiamo visto durante il gioco. Qualcuno potrebbe già aver capito che non sono felicissimo di questa. Sì, d'accordo, Pietro Ubaldi. Qualcuno potrebbe aver già capito che questa cosa non mi fa molto impazzire. Ma non fa niente. Allora, Verdimirlius. Dobbiamo rispolverare tutto il nostro arsenale di incantesimi. Super Mario, again. Te pareva, ma dopo mai fanno damage. E solleviamo la prima piattaforma. Prossima zona. Andiamo nella sala oscura. Hanno tutte dei nomi queste stanze, tra l'altro. Non è che sia importante, però. Qua abbiamo un revival della boss fight pre-Voldemort del gioco precedente. Molto più semplice, tra l'altro. Perché questa armatura non ha la possibilità di diventare invincibile. È pur vero che forse è un po' più minacciosa, perché sembra essere molto più veloce nei movimenti. Ma comunque resta comunque un gioco per bambini, quindi. Noi dobbiamo adesso spingere con un flippendo caricato al massimo questa pietra, che rotolando, esattamente, farà questa cosa strana. Scendiamo, Verdimilius, e siamo alla prossima zona. Va bene, Pietro Baldi, va bene Pietro Baldi. Che ricordiamo essere anche agri in questo gioco. Andiamo. Pietro Baldi e Claudio Moneta doppiano metà dei personaggi. Tra. Ah, ho sbagliato. Tra la pietra filosofale e la camera di segreto. Doppiano metà del cast dei personaggi. Anche Manuela Pacotto, tra l'altro. Non serve caricarlo al massimo, comunque ho fatto questo esperimento, anche se lo carichiamo pochissimo, dura comunque una decina di secondi. Verdimilius. Ok. Un'altra armatura da fare fuori. Ok. Io le distruggo solo perché danno punti della casa. Assolutamente non per altro, perché non serve distruggerle per proseguire. Oddio, forse in realtà però in questa stanza sì. Forse in questa stanza nello specifico sì. Per salvare il PC ho perso un HP, ma va bene. Ok. No, nemmeno in questa stanza servivo a farle fuori tutto. Solleviamo l'ultima piattaforma. Non le sto facendo in ordine, chiaramente. Le stanze. Non che sia fondamentale farli in ordine. E abbiamo l'ultima stanza, la caverna dimenticata. Allora, qua preparatevi perché... Anzi, preparati tu, Ajabum, che stai editando il video, perché qua dovrei tagliare una caterva di bestemmie. Allora, entriamo. Molto semplicemente ci accolgono un rattone e una lumaca. Molto molto gestibile in realtà. Incendio. Ma il peggio deve ancora arrivare. Guardium Leviosa. Pensavo fosse la taglia giusta. Vediamo un po'. Sì. Ehi, Harry. E qui comincia l'incubo. Eccoli qua.
Loro sono l'incubo delle speedrun, perché loro, ancora di più di quelli della Foresta Proibita, hanno la vista a raggi X. Allora, la situazione è complicata, la situazione è molto complicata. Situazione è complicatissima. Ok. Allora, non dovrebbe vedermi qui, in teoria. Ah, però mi vede quell'altro. Ok, non è vero, non mi vede nessuno. Che culo. Mo però mi vede questo, scommetti? No, mi metto qua dietro. Ok. Adesso preghiamo. La visuale è letteralmente inutile in questo passaggio. Preghiamo che non mi veda, perché questo è capace. Ok. Ok. Preghiamo, preghiamo forte forte. Ah, va bene. E ricominciamo dall'inizio, perché questo gioco è bello. Ok, mamma mia. Che angoscia, che angoscia. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Torniamo all'inizio. Siamo pronti ad affrontare il boss finale del gioco. Viva, ma non per molto. Sono mesi che Ginny scrive sul mio diario, schiudendomi la sua anima. E io sono diventato sempre più potente, finché la mia forza è diventata tale da cominciare a riversare un po' della mia anima nella sua. È stata Ginny Wesley ad aprire la Camera dei Segreti. È stata lei a scrivere messaggi minacciosi sulle pareti e ad aizzare il serpente di Serpe Verde contro i Mezzosangue e contro la Gatta di Gaza. Temo che Ginny mi abbia raccontato tutto di te, Harry. Per questo ho deciso di mostrarti come ho catturato quel gran sempliciotto di Hagrid, per conquistarmi la tua fiducia. Speravo che un giorno qualcuno potesse seguire i miei passi per portare a termine l'opera di Salazar Serpeverde. Sapevo che eri sulle tracce dell'erede di Serpeverde, così ho portato Ginny qua giù. Tom Riddle era lo sporco nome di mio padre, un uomo comune. Ancora non hai capito, Harry. Son io, Lord Voldemort. Ora, Harry, voglio darti una piccola lezione. Parlami, Serpeverde. Tu che sei il più grande dei quattro di Hogwarts. È arrivato il momento di combattere colui che ci ha da sempre parlato, il basilisco, il mostro della Camera dei Segreti, il mostro che i ragni temono talmente tanto da non riuscire nemmeno a nominarlo, il mostro soggiogato ormai alla volontà di Lord Voldemort, Tom Riddle, diventato caposcuola, diventato un alunno modello solo per mascherare i suoi loschi fini, colui che ha ucciso Mirtilla Malcontenta e che sta tentando di uccidere anche Ginny Weasley. E noi
dalla nostra parte abbiamo Fanny. La spada di Godric Grifondoro. Forse potrei usare per respingere il veleno del basilisco. Abbiamo Fanny. Questo veleno fa male. E la spada di Godric Grifondoro, con il quale deviare i raggi laser del basilisco che non si sa perché è capace di sparare. Ok. Ed è il momento di fare giustizia e vendicare Colin Cannon, Justin Finn Fletchling, Nick quasi senza testa, e di riscattare l'onore di Harry, accusato ingiustamente di essere l'erede di Serpe Verde. È il momento di concludere il gioco. È il momento di concludere la storia. Con una musica epica, con una boss fight ben più facile di quella di Voldemort nel primo gioco. E sempre contro Voldemort dobbiamo combattere, o meglio, contro un suo puppet, il basilisco comandato appunto da lui. La boss fight è relativamente lunga, e adesso direi che ci starebbe anche bene un buon taglio. E poi fu il silenzio. Silenzio, salvo il gocciolio continuo dell'inchiostro che trasudava ancora dal diario. Il veleno del basilisco, attraversandolo, l'aveva bruciato, producendo un buco che ancora sfrigolava. Tremante, Harry si alzò. La testa gli girava come se avesse percorso miglia e miglia portato dalla polvere volante. Ginny sospirò profondamente e rabbrividì. Sono stata io, Harry, ma ti giuro che non volevo. È stato Riddle. Non ce l'ho fatta a dirgli di no. Harry le disse di non preoccuparsi, che Riddle e il basilisco erano finiti. Vieni, Ginny, usciamo di qui. Ecco che volavano verso l'alto. Non avevano fatto in tempo a godersi l'ascensore, che già era finita. Tutti e tre capitombolarono sul pavimento bagnato del bagno di Mirtilla Malcontenta. Harry raccontò loro ogni cosa. Parlò loro della voce incorporea, di come alla fine Hermione avesse capito che si trattava della voce di un basilisco nelle tubazioni. Raccontò di Aragog, che gli aveva detto dove era morta l'ultima vittima del basilisco, di come lui aveva indovinato che la vittima era Mirtilla Malcontenta e che l'ingresso alla tana del basilisco, la camera dei segreti, avrebbe potuto essere nel suo bagno. Il professor Silente spiegò come 50 anni prima Voldemort, allora nei panni del sedicenne Tom Riddle, avesse incantato il proprio diario e come quel diario si fosse impossessato di Ginny. Più tardi, Harry riuscì a liberare Dobby dalla schiavitù di Lucius Malfoy, perché era stato proprio Lucius Malfoy a far sì che il diario di Tom Riddle finisse nelle mani della povera Ginny Weasley. Per quanto riguarda Harry, ancora una volta aveva dimostrato di essere il bambino sopravvissuto.